Ignazio La Russa. Glielo vogliamo fare un altro applauso alla grande direttrice d'orchestra Venezia, che se l'è meritato? Diceva: suonate le vostre trombe che noi suoneremo le nostre campane. Noi non abbiamo risposto alle trombe con le campane, ma con una splendida orchestra che ci ha fatto veramente vivere momenti bellissimi. Grazie di cuore. Lui sta buono, fai Striscia la Notizia, tu che sei più bravo lì che qui. Allora, ho un messaggio importante però da leggervi, un messaggio che mi ha indirizzato, e ne sono molto orgoglioso, un mio caro amico, era amico anche suo padre, molto amico mio, si chiamava Isacco McNagy, lui è Walker McNagy ed è il capo della comunità ebraica di Milano. Mi scrive: caro Ignazio, cara Giorgia, ringrazio per l'invito di intervenire come ospite alla vostra assemblea programmatica, alla quale per impegni fuori Milano non potrò essere presente. Ho seguito dai mezzi di informazione la vostra manifestazione, così come sin dai tempi della tua sincera amicizia con mio padre Isacco, seguo con attenzione l'evoluzione della destra politica italiana, che mai ha mancato di schierarsi con Israele in politica estera e che è in prima fila nella condanna dell'Olocausto, delle orrende leggi razziali e della più grande tragedia, la Shoah. Sono a conoscenza dei vostri ottimi rapporti a Roma come a Milano con esponenti della comunità ebraica e mi rallegra sapere che ci accomuna l'amore per il valore delle libertà e, da buoni conservatori, ci accomuna lo sguardo al futuro, ma sapendo conservare le tradizioni e l'identità che contraddistingue ogni popolo. Buon lavoro per il bene della concordia e della crescita della nostra Italia. Walker McNagy. Grazie Walker, ci hai fatto un grande, grande regalo e un grande piacere. Beh, potrei finire qui, ho già quasi preso tutto il tempo, avrei dovuto parlare ieri sera di difesa e di geopolitica, ma poi era tardi, abbiamo ritenuto fosse più giusto non fare aspettare gli ospiti esterni e mi sono tagliato, come si dice, ma ci ho guadagnato, perché guarda che meravigliosa sala. E allora di che cosa vi posso parlare in un minuto e mezzo? Io credo che non ho bisogno di dire molte cose. Vorrei solo potervi fare vedere una foto che vi ritrae oggi. È un filmato che faccia vedere i momenti salienti di questi tre giorni. Vedete, io faccio politica sì, da un po' di tempo, insomma, quei 120-130 anni, insomma, una cosa del genere. E ho attraversato quella che Walker McNagy chiama l'evoluzione della destra. L'ho attraversata con coerenza, ma sapendo che ogni gradino di evoluzione, se così la vogliamo chiamare, era in sintonia con i tempi che viviamo e che vivevamo e che rispondeva a un dovere che noi abbiamo, quello di essere al servizio della nostra patria, al servizio degli italiani. Questo è quello che ci guida più di ogni altra cosa. E se penso all'ultimo step, quando con Giorgia, col mio allora sottosegretario Guido Crosetto, fondammo Fratelli d'Italia, ricordo qual era l'aspirazione, tant'è che all'inizio, pochi se lo ricordano, il nostro movimento si chiamava Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale. Ve lo ricordate che si chiamava così? Perché noi uscivamo senza lite dal Popolo della Libertà, è l'unico caso al mondo in cui c'è stata una separazione consensuale con Silvio Berlusconi, non ce ne sono state altre, è l'unico, e credo un po' di merito di averlo avuto. E il nostro obiettivo era quello di cercare di realizzare quegli obiettivi che il Popolo della Libertà, per mille motivi,
colpa di tutti e colpa di nessuno. Non era in grado e non fu in grado di realizzare. Certo, partimmo con l'1,9, non era proprio, però era il doppio di quello che ci davano i sondaggi. I sondaggi, anche dopo concluse le operazioni di voto, te lo ricordi? Qui siamo in prima fila, non mi cito perché sennò non cito gli altri. Ci davano ancora l'1%, prendemmo il 2, entrammo in Parlamento, unico movimento a destra del PDL che ancora era rimasto tale prima di ritornare a essere Fratelli d'Italia. Ecco, quella ambizione di rappresentare largamente il centrodestra, ci chiamavamo non a caso centrodestra nazionale, e l'ambizione che, mutati i tempi, mutate le condizioni, abbiamo manifestato oggi, volendo andare verso quello che, come recita il titolo, è un movimento conservatore che conosce i propri obiettivi, che conosce la propria storia e che sa che in questo modo torna ad essere ancora più utile a quello che ho appena detto essere il nostro obiettivo: servire l'Italia e gli italiani. Di questo ha bisogno l'Italia. Perché? Perché credo, e concludo veramente, che in questi 3 giorni, a partire dall'intervento di Giorgia, mi ha detto, non dico chi, ma una persona molto importante, io mi ha detto, sono tanti anni che seguo la vita politica, non ho mai visto, mai sentito un intervento con il taglio, gli obiettivi, la profondità che ha espresso Sergio. L'avevo in testa Sergio Ramelli da citare dopo e l'ho identificato con Giorgia. Scusate, ma capita. Che ha espresso Giorgia, che si è caricata sulle spalle tutta la nostra storia e l'ha proiettata verso il futuro. Mi ha detto, un intervento che finalmente affronta i temi e non le polemiche, un intervento che non è autoreferenziale ma al contrario dice: ho bisogno di tanti, anche non iscritti al partito, per far sì che ci sia una classe dirigente capace di realizzare un programma serio, forte, univoco. Beh, grazie Giorgia per questo, grazie a voi per la vostra passione con cui avete seguito i lavori. Guardate che non è mica facile. Non è mica facile, adesso dopo 20 minuti la gente è stufa, anzi, coi telefonini i tempi massimi sono 20 secondi. Noi è 3 giorni che discutiamo di cosa serve all'Italia, voi è 3 giorni che partecipate a questo sforzo. E quindi il ringraziamento va a voi e va a chi ci sta dando una grande mano a dimostrare che per guidare l'Italia ci vuole un programma. E ci vogliono uomini e donne come quelli di Fratelli d'Italia che non hanno paura di includere altre persone. Non appartiene a noi la chiusura. Bene. Non ho preparato un intervento, l'ho fatto come veniva e quindi non ho preparato una chiusura. Di solito ci si prepara all'inizio e la chiusura. Sapete perché non l'ho preparata? Perché la nostra storia, la nostra vita politica, il nostro momento ha una partenza, ma non ha una chiusura, ha un futuro.